Ciao a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie in un clic. Oggi voglio leggervi un articolo che ho scritto io. Per chi va, buon ascolto. Quello che le associazioni di impresa non dicono. Prima di diventare un editore sono stata un commerciale e ancor prima un commerciante. Questo per dire che conosco le due realtà, ossia quello di stare al di là e al di qua del bancone. E a questo proposito, come editore, per l'appunto, ho cercato di creare una forma di comunicazione che potesse mettere d'accordo i miei lettori, peraltro che ringrazio sempre più numerosi, senza invaderli con la pubblicità, per non annoiarli ovviamente, e di titolari di azienda per dar loro maggior visibilità, dando una comunicazione efficace, ma soprattutto economica. Motivo per il quale ho pensato di contattare le associazioni di imprese e che pensavo che fossero un veicolo privilegiato per creare sinergie intelligenti e proficue per il mondo del lavoro. E sono certa che sia così, ma il problema sta spesso nel personale preposto ai contatti con l'esterno, che per lo più ignora le regole della cordialità e dell'interscambio, ma soprattutto si arroga del diritto di fare da filtro inutile e sterile nei confronti di chi con garbo e concretezza viene come un potenziale e ben disposto remagio in visita alla grotta con il carro di buona e sana mercanzia. Maria e Giuseppe, nonostante che ormai siano trascorsi 2000 anni, in questo erano decisamente più furbi e, tanto per restare in metafora, ai posti di contatto delle associazioni di impresa troviamo tanti Ponzio Pilato che se ne lavano le mani, con buona pace dei loro associati, di coloro cioè che dovrebbero tutelare, ai quali sono chiamati a proporre ed offrire contenuti, iniziative ed opportunità utili alla crescita di business e fatturati, specialmente in un frangente così critico quale quello in atto legato alla pandemia in corso. Io credo pertanto che, rispetto al passato, complice altresì il livellamento generale dell'umanità verso il basso, le associazioni di impresa stiano di fatto perdendo sempre di più di vista quel prezioso nonché fondamentale ruolo di indirizzo e guida che un tempo fece la fortuna di commercianti, artigiani e piccole e medie imprese nel dopoguerra del boom economico. Fortunatamente però non sono tutte così. Esistono ancora accanto realtà ottuse e chiuse in se stesse, enti e strutture in grado di dialogare intelligentemente con il mondo dell'informazione. Di investire anche soltanto un euro a tesseramento per cooperare ad un mondo migliore, contribuendo ad una comunicazione sana ed efficace in grado di restituire l'investimento con una pluralità di contatti attraverso i quali sperimentare nuove forme di reddito e ricavo. Questo io faccio da sempre, come persona e professionista, oltre chiaramente a fare l'editore. Mi ero preoccupata di dare un'opportunità per quelle piccole e medie imprese per dar loro una maggior visibilità. Tale è anche notizienoclic.com. Porte aperte a chiunque, quindi, creda che l'unione faccia la forza, perché è così. E con questo vi ringrazio e per la vostra attenzione ovviamente e vi do appuntamento al prossimo video. Se vi va, seguiteci ancora su notizieinunclic.com per quanto riguarda il giornale, e qui nel nostro canale potete mettere un like e iscrivervi sempre se vi va. Alla prossima, Loredana. Ciao ciao!